Guy è un uomo che non sa più nulla del suo passato, ma adesso ha deciso di ritrovarlo. Come? A caso, chiedendo un po' in giro a questo e quello, a qualcuno che forse potrebbe ricordare qualcosa di lui o di qualcuno che frequentava, o forse no. Convinto com'è che nasciamo e moriamo per caso, e che il caso sia la presenza più costante nella vita di ciascuno di noi. Scoprirà così, incontro dopo incontro, di chiamarsi Pedro McAvoy Stern e di aver avuto una vita piuttosto avventurosa e travagliata, forse. Patrick Modiano, che aveva già vinto nel 1978 il prestigioso premio Goncourt per Via delle botteghe oscure, è stato poi insignito del premio Nobel nel 2014 per la letteratura. Di lui è stato detto che non ha fatto altro che scrivere un unico romanzo per tutta la vita e che insomma i suoi libri sono un po' tutti uguali, incentrati sulla memoria e sulla difficoltà di conservarla. Fuori di metafora, Via delle botteghe oscure potrebbe venir letto come la condizione dell'uomo che cerca di dare un senso alla propria vita e non sa mai da dove cominciare per trovarlo, se non affidandosi a quelli che per un caso fortuito si ritrova sulla propria strada. Il limite è che si tratta di una costruzione così realistica che finisce per risultare deflagrata, priva di unità e perfino di un punto d'approdo. Il problema alla fine non è neanche tanto se sia convincente, quanto se sia interessante.